La rinuncia del Papa non è una decisione improvvisa, una fuga, una resa, anzi io in questo gesto gli riconosco la forza della mitezza che ha caratterizzato la vita e il ministero di Benedetto XVI. Lo ha detto ai giornalisti ieri pomeriggio Monsignor Luigi Moretti, che ha voluto proporre la sua lettura sulla scelta del pontefice di lasciare. Sicuramente, ha detto ancora Monsignor Moretti, siamo di fronte ad un evento storico, ma non è uno strappo all'ordinamento della Chiesa perché la Chiesa stessa lo prevede. Certamente la sorpresa è grande, proprio perché non è solo un fatto che è tanto tempo che non succede, ma anche perché si è costruito intorno alla figura del Papa un sentire che lega molto alla persona. E questo inciderà, incide proprio nel sentire di tanti cristiani. Io ritengo che bisogna guardare con fiducia questo momento. Proprio perché sia non è uno strappo che dice facciamo cose diverse o facciamo cose che non sono, che erano vietate prima. Nella Chiesa la possibilità della rinuncia era prevista. Il Papa credo che leggendo la sua condizione, ma soprattutto leggendo le esigenze della Chiesa, il bene della Chiesa, ha ritenuto di arrivare a questa decisione. Luigi Moretti ricorda quando ha incontrato l'ultima volta Benedetto XVI, il 1 febbraio scorso, nell'ambito di una visita con i vescovi della regione Campania, ed in quella circostanza Moretti lo trovò stanco, fisicamente provato, ma comunque nello stesso tempo molto presente. Lei ha detto anche: io in questo gesto riconosco la forza della mitezza. Sì, perché se uno doveva fare un ragionamento, direi, conformista, poteva far tutto fuorché una decisione di questo tipo. Invece lui, proprio nella convinzione di servire la Chiesa, nella convinzione di creare le condizioni perché la Chiesa possa essere una presenza più viva, più credibile, più rispondente, direi, a quello che è il bisogno dell'umanità di oggi, di salvezza. Lui ha ritenuto di contribuire non solo con gli insegnamenti che ci ha dato, con l'Alto Magistero, ma anche attraverso questi gesti. Intanto l'arcivescovo, accogliendo l'invito del pontefice, invita tutti a pregare insieme per lui, per la Chiesa, per il suo successore, il 22 febbraio alle 19 nel Duomo di Salerno in occasione della festa della Carità.